Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo a prendere innanzitutto Snivy, come vedete lì di fianco, il nostro iconico Snivy. Arriveremo poi a Zefiropoli e affronteremo la capopalestra Aloe. Quindi detto ciò, mettetevi comodi, cliccate sul pulsante del mi piace se state gradendo questa serie, commentate facendomi sapere cosa ne pensate voi di Aloe come capopalestra, della città di Zefiropoli e di Snivy come Pokémon di Ash. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e condividete questo video con tutte le persone e i vostri amici che potrebbero essere interessati ad un videogioco di questo tipo. Detto ciò, quindi andiamo subito a prendere quello Snivy. Eccoci qui. Salve Snivy. Glacial ha ottenuto Snivy. No, non voglio dare un soprannome, ma voglio controllare la sua natura. Summary. Vediamo un po'. Azz, diminuisce l'attacco e aumenta l'attacco speciale. Quindi il nostro sarà uno Snivy speciale. Cercheremo di renderlo uno Snivy speciale in qualche modo. Mettiamolo davanti. E usciamo da questa erba alta. Vediamo se incontriamo qualche altro Pokémon però qui dentro. Oddio, cosa sei tu? Scolipede esce fuori dall'erba a caso. E proviamo a catturarlo. Tanto Scolipede è un terzo stadio evolutivo. Beh, sarebbe come trovare un Butterfree alla fine, tecnicamente. Però la faccia. Non mi aspettavo che mettessero Scolipede qui dentro. Anche perché sono un bel po' di esperienza questa. Anzi, è un bel po' di esperienza questa, ma non mi fa nemmeno salire di livello. Peccato. Proseguiamo allora. E qui sotto dovremmo avere Trip. Allora, Trip inizia con Servine. Quindi io metterei Pidav, Tepig, sinceramente. Proviamo a batterlo così. Ancora tu? Pensi di potermi sconfiggere? Pensi davvero di potermi sconfiggere? Sei buono a nulla da canto. Niente, questo è proprio razzista contro quelli di canto, eh. Cioè ce l'ha proprio a morte. Probabilmente, boh, un ragazzo di canto è arrivato e gli ha scopato la sorella, altrimenti non si spiega. Andiamo di Flamethrower. Ok, Leaf Tornado non ci fa nulla, perfetto. Però ci abbassa la precisione, infame. Non va bene, eh? E noi però lo bruciamo. Questo mi piace molto. Ah, lo sostituisce. Ma nel campo tranquil che si becca un flame charge. Va bene. E Molitor un lanciafiamme, essendo più veloce di lui. Godo. Double team, andiamo ancora di Flamethrower. Oh, Tepig sta arrostendo i Pokémon di Trip. C'è un mattatore Tepig, incredibile. Frillish. Ecco, contro Frillish magari cambia un Pokémon, che dite? Ma andiamo Snivy. Vediamo se Snivy a livello 12 riesce a vincere la sua prima lotta. Allora. Vine Whip, vediamo quanto gli fai. Poco. Idropulsar, basta che non ci confondi, poi va bene tutto. Andiamo di Leaf Blade. Morto. Addio Frillish. Poi, ok, vuole imparare crescita, direi di togliergli attrazione e mettergli crescita, se vogliamo renderlo uno Snivy speciale. Vanillit, oh, è vero che esiste ancora Vanillit. Vanillit, devo dire che lui come Pokémon è molto carino, questo stadio. La sua evoluzione è bruttissima, la sua evoluzione è una delle cose peggiori che siano state create dal punto di vista del design dei Pokémon, è davvero brutta. Una salatite praticamente. Vabbè. Una salatite con gli occhi. Anzi, un ghiacciolo peggio con gli occhi. Allora, Servine. Beh, Servine, ti ritroverai di nuovo contro Tepig. Va di taglio e io vado di Flamethrower. Ecco fatto. Così impari. Poi andiamo di... Oh, Lampent. A questo punto mandiamo Oshawott. Vediamo un po'. Andrei di Razor Shell con Kilama. Shadow Ball. Fa male Shadow Ball, eh. Niente, Oshawott è sfigatissimo in questo gameplay. Davvero molto sfigato Oshawott. Ma andiamo allora a Pidab, che deve prendersi un po' di punti esperienza. E andiamo di Volo. Perché tecnicamente lui è anche Spettro, no? Poco Spettro. Quindi attacco rapido non avrebbe effetto. Ok, Pidava a livello 17. E Tepig si sta evolvendo. Tepig si può evolvere tra l'altro, quindi lo lasciamo evolvere.
diventa Pignit e poi non si potrà più evolvere, non diventerà mai un Emboar, da quello che so almeno. Però già avere un bel Pignit fa la differenza, insomma, in questa parte del gioco. Arm Thrust, vediamo un po'. Tipo lotta. Ok, colpiscono da 2 a 5 volte. È sberle tese, Arm Thrust? O no? Beh, potrei togliergli uno degli attacchi tipo fuoco che non usa mai, tipo braciere. Ecco fatto, così almeno un attacco di tipo lotta. Come sospettavo, non c'è molto da imparare da te. Mi sbrigherei a tornare a casa finché posso. Niente, questo ci minaccia addirittura. Allora, Oshawott è felicemente morto. Io a questo punto userei Snivy e Pidav. Quindi vai così. E andiamo a battere questo allenatore. Prima però c'è un Pokémon che vuole essere catturato ed è Trubbish che non verrà catturato. Uno basta e avanza. Want to go to swim? Questo non ci guarda nemmeno, proprio altezzoso in maniera incredibile. Manda in campo Edgar. Oddio, manda in campo Pidav. Allora, non è la scelta giusta questa. Andiamo di Pidav contro Pidav. Allora, e andiamo di attacco rapido. Dovremmo fargli abbastanza male. Ok, Taunt, non c'è problema. Anche lui risponde con Quick Attack, andiamo anche noi di Quick Attack. Snivy a livello 14. Rogue and Rolla, ecco, questo è tutto per te, Snivy. Mi sa che né Snivy né Oshawott si evolvono di Ash. Quindi sia Snivy che Oshawott saranno molto poco utilizzabili alla fine dell'avventura. Ah, bella lì, crepa. Rogue and Rolla. Rilly? Eh sì, Rilly. Vediamo un po' che altro Pokémon esce qui. Oh, di nuovo Scolipad. Fissati con Scolipad. Ah, non possiamo fuggire, davvero? Dai, su. Ok, un repellente che fa sempre comodo. E qui abbiamo un'altra allenatrice. Questa aiuta alla pensione, quindi troviamo subito qui la pensione. Ok, manda in campo Lillipup. E andiamo di Leaf Blade. Però colpo critico, niente male. Poi Munna, lasciamo Snivy. E andiamo di Leaf Blade di nuovo. L'animazione è molto bella, di Leaf Blade. Ok, Snivy a livello 15. Be sure to stop at the daycare. Infatti dice assicurati di fermarti alla pensione Pokémon. Noi ci fermiamo e lasciamo giù un po' di Pokémon adesso però, perché qui dobbiamo liberare un po' di spazio. Allora, lui lo faremo evolvere più avanti, non è un problema con l'amicizia. Poi Scolipad lo ordiniamo per bene, 545. Quindi qui ho fatto. E lasciamo giù un secondo Oshawott. Un secondino. Perché adesso dobbiamo, prima di tutto, prendere l'ovetto che c'è qui di Lucario. Ecco fatto, grazie. Poi prendere questo strumento, una cura totale. Tornare su. Poi parliamo a lei che ci dice: oh ciao, vorresti un uovo? Ne alleviamo così tante qui, quindi non. Non ci interessa se ne diamo via uno. E ovviamente lo prendiamo. Così facendo poi possiamo lasciare giù l'uovo di Lucario, che dovrebbe essere questo qui. E per adesso mettiamolo qui. Poi ci riprendiamo Lucario. Ecco fatto. Ditto lo lasciamo alla pensione vita natural durante, perché tanto non farà mai nient'altro. E Lucario lo possiamo mettere al suo posto invece nel Living Dex che è qui. Perfetto. E a questo punto ci riprendiamo Oshawott. E andiamo avanti. Ecco qua. Prima di uscire dal percorso diamo un'occhiata se possiamo prendere magari dei nuovi Pokémon qui dentro. Mincino. Mincino non ce l'avevamo. Vai, Quick Ball.
ed è un Pokémon in più. E stiamo per arrivare a Zefiropoli. Poi diamo un'occhiata ancora, facciamo tre tentativi come al solito, uno è già andato con Mincino. Darumaka, altro Pokémon, ma te ne danno davvero tanti di Pokémon qui all'inizio? Te ne danno tanti diversi. Cioè, se ricordate i primi percorsi di Kanto, anche di Johto, o anche di Hoenn, se per quello, persino di Sinnoh, avevano davvero pochi Pokémon. Qui te ne danno una marea. Ah, giustamente ho usato una Velox Ball non di primo turno, sono stupido. Cambiamo Pokémon un secondo, mandiamo qualcuno che possa tankare, quindi mandiamo Pignit. Allora, andiamo di azione. E poi facciamo un'altra azione, non dovrebbe morire in teoria. No, dai, è morto, vabbè. A questo punto, dato che ormai anche Snivy è mezzo morto, andiamo qui. In città Zefiropoli e l'uovo si schiude subito, come appunto anche le altre uova che vengono date da Ash e che sono iconiche, si schiudono praticamente subito ed esce Scraggy. Ok, andiamo anche da questo Scraggy, vediamo un po', livello 1, quindi facciamo subito questa cosa, diamogli un condivido esperienza. Poi ho già visto che ha botte in testa, come natura è una natura che gli aumenta l'attacco e diminuisce la difesa speciale. Beh, dai, non male. E poi vediamo un po'. Botti in testa, fulmine sguardo, high jump kick che sarebbe calcio in volo, pessimo, pessima mossa da usare, e focus blast, anche questa abbastanza pessima, abbastanza brutta. Dovremmo un po' rivoluzionare questo suo moveset se vogliamo utilizzarlo. Qui abbiamo l'erboristeria. Eccola qua. Allora, diamo una salvata tattica, che è un po' che non salviamo. Ok, qui possiamo comprare appunto roba dell'erboristeria, se vi interessa. Mentre qui dentro c'è un altro tizio, a cui assolutamente non parlate, è buggato. Vi fa crashare il gioco se ci parlate, quindi non parlateci. È successo a me e infatti sto... ho dovuto rifare un pezzo di parte perché è arrivato qua e poi era crashato. I love visiting museum. Ok, questa adora visitare il museo. Sarà questo il museo? No, questo è una sorta di albergo, credo. Ok, no, è una sorta di libreria. Boh. È una casa che è stata convertita in libreria, in qualche modo. Entriamo al centro Pokémon. Curiamoci i Pokémon, ecco qui. Salve. Questo ci insegna elettrotela se vogliamo, però non la vogliamo, grazie. Ok, lui invece cerca fossili. Quindi in questa città ci daranno fossili. Which starter would you pick? Che starter sceglieresti? Snivy. Good choice. Ah, e ci dà Miracle Seed, ok, classica roba, va bene. Questa porta è bloccata, non possiamo entrare. Mentre qui, salve, ho detto salve. Lui sta cercando un cottoniere, lo scambio per Petilil. Vabbè, li prenderemo entrambi, quindi uno scambio abbastanza inutile. Questo è venuto da Castellia City. La foresta è spaventosa, dice. Va bene. Salve. Lenora, che sarebbe Aloe, la capo palestra, usa Pokémon di tipo normali nella sua palestra. Di tipo normale. Possono essere davvero tosti. Anche se non hanno nessun reale vantaggio, cioè non sono super efficaci contro niente. Cosa sta facendo un camion lì? Infatti stanno bloccando solamente le porte in flamelle. Non ci fanno entrare nelle case. E qui abbiamo Iris. Allora. Ecco qua. Andiamo contro Iris. Wow, oh, sei tu Glacial. I came here to see the dragon fossil. Sono venuto qui per vedere i fossili di drago, appunto i fossili draconici. Ma penso che questa sia solo una palestra, non un museo. Oh, sei qui per studiare la palestra tu? Un ragazzino non dovrebbe avere nessuna possibilità. E infatti ci sfida.
A livello 6 Axio. Andiamo di Razor Shell anche se non è molto efficace. Ne abbassiamo la. Ma quanto danno fa? Ma che è? Fa dei danni assurdi, Axio. Ok, e nel frattempo Scraggy inizia a prendere un po' di esperienza. Payback. Vai. Excadrill, davvero? Andiamo Snivy. E questa qua ha già Excadrill. Non è un po' cheater? Voglio dire. A livello 17, come scusa? Andiamo di Leaf Storm. Andiamo di Leaf Blade ora, anche se penso muoia Snivy, sì, appunto. Beh, ma Excadrill. Vabbè, andiamo di Pignite allora. Andiamo di Pignite e usiamo Flamethrower. Azz, mi ha shottato. Vabbè, ovviamente Excadrill è molto più forte di tutti i miei Pokémon. Iris inizia ad essere un po' cheater, per quanto mi riguarda. Come vedete è impossibile da battere a questo punto della sfida, dell'avventura. Fortunatamente abbiamo Pikachu dalla nostra. Non potrà mai battere Pikachu. Proviamo ad andare con volo. Vediamo se cosa riusciamo a fare. Metal Claw, volo. Non gli facciamo nulla ovviamente. Andiamo di attacco rapido. Tipo acciaio. Non gli faremo mai niente. Ok, poi andiamo di Pikachu. E andiamo di Electro Ball. Ah, è vero che non è effetto. Giusto, giusto, giusto. Andiamo di Brick Break. Super efficace. Niente, Excadrill ha swipato la nostra squadra. Perlomeno Scraggy si è preso un po' di punti esperienza. Quindi potreste avere un'opportunità. Buona fortuna, immagino. Sì, tu sei uno cheater, però. Cioè, avere Excadrill a livello 17 non puoi. È ovvio che batti tutti i miei Pokémon, dato che non sono cheatati. Vabbè. Come vi dicevo, non c'è vergogna nel perdere contro un cheater. Allora, salve. Il museo è anche la palestra. Puoi sia imparare che combattere lì. La porta è chiusa. Qui però possiamo entrare. Event of Lenora, ovvero Aloe, is our gym leader. Burg grew up here. Burg chi sarebbe, scusatemi? Il suo marito, magari? Di qua si esce, eh? Sì, si va nel bosco girandola. Quindi ritorniamo qui dentro. E mo tocca sfidare la palestra, giusto? Non c'è più nulla qui. Entriamo in palestra. Beh, abbiamo un Pignite, non penso che la faccenda sia troppo difficile in realtà. Allora, useremo Pignite. E cercheremo di far evolvere Pidav, o anzi, allenare un po' Shawotta, che è troppo basso ai livelli. Non mi sfidate voi? Ah, ok, mi sfida. Dobbiamo andare a parlare, però. Lidia, che manda in campo Lillipup. Pensavo fosse una lotta in doppio, per quello mi ero messo Pignite e... Ok, azione. E addio Lillipup. Craggy continua a salire di livello. Tocca poi a Lillipup di nuovo. Mandiamo Oshawott. E andiamo di Razor Shell. Retaliate. Ok, come vedete Oshawott è molto debole, mi servono un bel po' di punti esperienza, quindi lasciamo in campo Oshawott, così se ne prenderà un po', e mandiamo poi Pidav. Pidav dovrebbe evolversi tra poco in tranquilla, eh? Livello 18-19 forse. Ah, bello il petto in fuori che non gli fa abbassare la difesa, penso sia petto in fuori l'abilità, in italiano. Ok, crepa con volo. Se sì, lui continua a potenziarsi attacco speciale, noi lo puniamo con un attacco rapido. Perfetto. Diamo una veloce curata ai nostri Pokémon. O meglio, a Oshawott. Che si devono allenare. Poi andiamo in campo Oshawott.
Salve. What? No, I'm not a trainer. I'm just looking for a book, giustamente. Non sono tutti allenatori, c'è qualcuno che è qui solamente per dei libri o per imparare, dato che è anche un museo. Andiamo a sfidare Lukeman in campo Herdier. E mi sa che non avrà molte opportunità il nostro Oshawott contro Herdier, eh? Infatti, non credo. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Pinita. Perlomeno Oshawott si prenderà a livello 16. Morso, va bene. Andiamo di Arm Thrust. E ancora Arm Thrust. Oh, Oshawott se ne ha preso un bel po' di punti esperienza, eh. Anche Scraggy, Sand Attack. Sand Attack non è niente male, a dire la verità. Sicuramente meglio di High Jump Kick, che tanto non userò mai. Luck, I guess? No, non è Luck. E tu non ti puoi evolvere. Allora. Tocca adesso andare a dare le violite. Dovremmo averne un paio. Vediamo un po' se la trovo, dovrebbe essere qui da qualche parte, le violite. Eccola qua, le violite. Give, sicuramente ad Oshawott. Give a Snivy, che non si possono più evolvere, e tecnicamente dovremmo darla anche a Pinit. Ma a Pinit io darei una carbonella, sinceramente. Non se la trovo, Carcoal, give. Vai, Carcoal. Mentre andrei a cercare la MT Breccia e la insegnerei sia, che se la trovo qua, Brick Break, a Pinit. Al posto di sberle tese, sinceramente, o Arm Thrust, qualunque cosa sia quella, molto meglio Brick Break. E anche a Scraggy, che ho visto che lo puoi imparare. Ecco, fatto, al posto di Focus Blast. Perfetto. Ed infine un bel ritorno a Pidav, al posto di Aircutter. Insieme ad Aerossalto, che dovrei avere. Aira Lace, vediamo se lo trovo. Vediamo un po' se lo trovo Aira Lace. Earthquake lo può imparare qualcuno, giusto per curiosità, vediamo. No, nessuno. Vediamo un po' Aerossalto dove è qua, eccolo qui. Diamolo anche lui a Pidav. Al posto di Growl. Ruggito. E tecnicamente potremmo darlo anche a Oshawott come mossa di copertura, che non è per niente male. Al posto di azione. E vediamo se lo posso dare anche a Snivy. Assolutamente sì, lo posso dare anche a Snivy. E posso togliergli Whamwip, dato che ha già Leaf Blade. Ecco fatto. Così abbiamo dato un po' di mosse utili ai nostri Pokémon. Allora, dove sarebbe la capopalestra qua però? Me lo puoi dire tu, Guido? No. Me lo puoi dire tu? I'm the Nora's husband and the help run the gym. Ok, lui è il marito di Aloe e aiuta a chiedere this is a museum, go there someone else. Niente, non possiamo risuscitare i fossili qui. Sì, però mi chiedo dove sia Aloe. Aerodactyl fossil. Plume fossil. Quindi non c'è lei qui dentro. Devo andare a sfidarla da qualche altra parte prima. Vediamo un po', eh. Diamo un'occhiata in giro. Già che ci sono, vado a fare una capatina al centro Pokémon. Cure Pokémon. Ecco qui. Torniamo a questo punto nel museo. Perché mi sa che c'è il pulsante segretino. A parte che, appunto, dobbiamo sfidare anche te. Sai che devo sfidare anche te, caro Carter. Ora Oshawott può colpirti con Razor Shell di nuovo. Ah, questo però usa pazienza. Ok, però dovremmo tirarlo giù ora che ha meno uno di difesa, infatti. Buono, buono così.
Scraggy continua a salire di livello, il che è buono. Ora dovrebbe esserci un pulsante segreto da qualche parte. Uno switch here. Uno switch here. Bisogna cercarlo. A switch, eccolo qui. Trovato. E possiamo scendere. Ed eccola la capopalestra, lui. Allora, contro i Dendrem ovviamente dipignite. Ok? Non c'è ancora a chiederlo. I see you made it past my trick. Ho visto che sei arrivato oltre, se hai superato il mio inganno. Show me if you have more than intelligence. Mostrami se hai qualcosa oltre l'intelligenza. Beh, andremo con lui, poi con Oshawott. E direi che si può andare. Ecco qua, parte la sfida con Aloe o Eleonora, che dir si voglia. Rimane in campo Lillipup. Allora, Brick Break, super efficace, one shottato, perfetto. Beh, Breccia è molto forte, come mossa. E poi va in campo Watchog. Andiamo ancora di Breccia, però lui è più veloce. Infatti, fatto parecchio male con Low Kick. E ha mangiato la Bacca Cedro? Sì. Ok, dovremmo però riuscire a batterlo. Bene così. Livello 19 per Pignit, quasi livello 20. Hai del potenziale, ma credo che tu manchi di qualcosa. Vai a parlare con mio marito, sopra, di sopra. Ti darà qualcosa. Ok, devo andare a parlare quindi con suo marito, che è questo bell'uomo qui. My wife wanted you to see me. Mia moglie voleva che tu mi vedessi. She must want to give you these. Vorrebbe che magari ti dessi questi. E ci dà Cover Fossil e Plume Fossil. I due fossili della quinta regione, della quinta generazione, volevo dire. Quindi Tortuga e... qual era l'altro? Oltre a Tortuga, beh, li resusciteremo tutte e due. Dove andrò a resuscitare magari fuori dalla parte, tornando a Plumbeopoli. A questo punto però tocca andare a parlare di nuovo con Lenora. Ci avrete di andare a parlare a suo marito, poi ritornare da lei, quindi salve. Quindi hai avuto il regalo? Magari riuscirai ad usarli. Ah, intendi in questa battaglia? No, in questa battaglia assolutamente no, cara. No, ok, ero giusto, ero giusto. Pignit, Oshawott e si va. E si rivà con un altro bel rematch. 2 contro 2 di nuovo. Herdier questa volta usa non Lillipup. Ah, e parte già con Intimidate, infame. Brick Break. Ah, bene, mi sostituisce lui il Pokémon. Buono. Meglio di così non si poteva che chiedere. Andiamo di Razor Shell. Di nuovo mi sostituisce il Pokémon, ma a che gioco stai giocando, scusami. Non ho capito. Andiamo di Brick Break. Ah, si protegge. Ok, Brick Break di nuovo. Cambio Pokémon. Niente, sta giocando come se fosse una partita competitiva incredibile, ma in realtà boh, sta solamente prendendo il cazzo, sta qua. Ok, Low Kick. Brick Break. Cioè, sta facendo tutto lei, sostituisce, mi fa sostituire, cambia, fa, manda, boh. Smog? No, grazie, Smog non ci interessa. Herdier, di nuovo. Lasciamo tranquillamente Pignite. Di nuovo con Intimidate, va bene. Niente, continua a proteggersi, cioè l'unica cosa che sa fare è proteggersi, va bene. E abbiamo battuto anche il buon Herdier. Ah ah ah, sei uno speciale. Ok. Ti sei comportato molto bene, lo ammetto, hai del talento, allenatore. Eccoti la medaglia base. E anche questa MT, Roar. Ok, MT05. Usalo per forzare il tuo avversario ad abbandonare la battaglia. Feel free to revive any fossils you find. Ah, possiamo risuscitare direttamente qui, vediamo. Niente, qua non li resuscitano. Lui li resuscita? No. E allora come... Dove potrei andare? Niente, mi sa che devo tornare a Plumbeopoli, eh. Mi sa che qua ci stanno solamente trollando un po'. Eccoci qui, a questo punto. Andiamo a curarci al centro Pokémon. Ecco qui. Abbiamo quella del teletrasporto che usa un Munna. Carino. E a questo punto dirigiamoci verso il bosco girandola. Eccoci qui, Pinwheel Forest. Ma prima di andare, questo video
finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte e di Aloe come capopalestra, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!